E dopo tanti trader uomini ho finalmente il piacere di incontrare una trader donna, Martina Andrea Provenzano di Trading View. Ciao Martina, benvenuta. Grazie, è un piacere essere qua. Questo è il tuo secondo Investing Roma, sì. Sono preparata. E so che sei trader indipendente dal 2014, sei CEO del percorso formativo degli Ichimokers, adesso, sì. Poi adesso ne parleremo. Intanto, ecco, come stai vivendo questa giornata qui a Investing Roma 2020? Sicuramente è un'ottima esperienza per potersi confrontare con colleghi del settore. Purtroppo quest'anno siamo molto pochi a causa chiaramente delle precauzioni prese, però insomma è sicuramente una bella giornata, diciamo bella gente, è bello poter avere un confronto in questo mondo, visto che solitamente gli incontri sono più online che non dal vivo. Ecco, la tua strategia si basa principalmente sull'indicatore Ichimoku Kinko Hyo. Come mai hai focalizzato, insomma, la tua attenzione su questo indicatore, in poche parole? Perché trovo che sia molto vicino alla mia mentalità di vita in generale. Infatti Ichimoku Kinko Hyo significa equilibrio colpo d'occhio, e io sono una persona che cerca tantissimo l'equilibrio in generale nella vita, e se trovo un indicatore che mi può aiutare a cercare l'equilibrio sui mercati, cosa che fa, mi piace, perché è proprio tutta una filosofia di insieme. Ce l'abbiamo l'equilibrio sui mercati? Non sempre, per questo possiamo operare. Se fossimo in un mercato di equilibrio non potremmo operare. Ecco, com'è andata la tua giornata? Oggi sei stata protagonista di seminari, ecco, sì. Quale in particolare, come è andata? Ho partecipato all'attesa dell'apertura di Wall Street, quindi la Live Room. Purtroppo non ho portato operazioni dal vivo, perché per me venerdì non è giornata operativa. Da un lato meno male, così posso essere più presente appunto qui. È andata bene, abbiamo visto appunto l'apertura di Wall Street, abbiamo guardato che cosa fa l'indice italiano, quindi c'è stato appunto un confronto con altri relatori e abbiamo portato ognuno la propria visione. E questo è importante sottolinearlo, no? Perché anche per, insomma, una giovane trader come te sono importanti questi punti di incontro, anche per accrescere, no? Certo, assolutamente. La propria... Assolutamente. C'è da dire che io sono molto nuova scuola, quindi spesso mi trovo in disaccordo con tanti luoghi comuni che secondo me vengono portati avanti da anni e che nessuno va, diciamo, un po' a sradicare, per quanto spesso siano un po' delle cose un po' ambigue, il fatto di spesso dibattere sulla validità di un trade o di un trend o di direzioni, e voler, diciamo, portare la propria visione, ma senza capire che si possono avere più visioni differenti. Quindi a volte mi trovo un po' un pesce fuor d'acqua, devo essere sincera, però comunque è molto bello avere il confronto con persone che sicuramente sono da molti più anni in questo settore. Grazie Martina per essere stata qui, in bocca al lupo e buon proseguimento a Investing Roma. Grazie.